per aiutarlo ad avere più palloni in area. Ma non mi sembra che nelle prime giornate dove lui ha realizzato 4 gol facessero cose ben diverse. È chiaro che va servito di più, va servito meglio, ma ripeto, non dobbiamo stare a ragionare sul giocatore, che sia Cristovic che sia Piccoli, solo sotto l'aspetto realizzativo. Quello che conta è l'interpretazione della gara e il fatto di fare entrambe le fasi come ha sempre fatto, quindi quello conta, il fatto di partecipare ad entrambe le fasi, perché ha già dimostrato nelle prime partite che pur facendo la fase difensiva, cosa che una squadra che si deve salvare non può prescindere da non fare una fase difensiva, non può regalare neanche un uomo sopra la linea della palla, indipendentemente se la andiamo a prendere alti, li aspettiamo. Detto questo, quando un giocatore fa entrambe le situazioni oppure entrambe le fasi, questo non va di sicuro a discapito della vena realizzativa. È chiaro che poi la squadra, ma non solo per lui, anche per Piccoli, bisogna lavorare affinché gli arrivano più palloni, però di occasioni credo che questa squadra ne ha sempre create tanti. Credo che solo contro la Juventus si era creato poco, ma d'altronde poi situazioni per far gol le abbiamo sempre create. Sì, volevo chiedere anche di Cabà, qual è la sua condizione? Cabà oggi ha fatto un allenamento completo con la squadra, sta migliorando sempre di più la sua condizione. Poi per quanto riguarda il minutaggio, poi faremo delle valutazioni fino all'ultimo per vedere quanti minuti può giocare con le sue qualità e al massimo dell'intensità, perché è un giocatore molto fisico, quindi è importante che quello aspetta non lo perda con il passare del tempo. È arrivato Andrea Zoli, quello aspetto negativo che hanno avuto nelle prime giornate di campionato lo hanno migliorato sotto l'aspetto realizzativo. È una squadra che utilizza spesso 4-3 con gli esterni molto stretti, dove giocano molto sull'ampiezza e sull'attacco della profondità, quindi dovremo essere bravi a non allungarci come squadra, quindi sempre portando le aggressioni come abbiamo sempre fatto, ma stando attento a non allungarsi.